Eccoci nuovamente qui. Allora, un video molto improvvisato perché ci ho pensato adesso, ho tirato fuori qualche prodotto e così, vabbè, lo sapete come faccio i video io, sui prodotti, diciamo, sulla cura del viso, dei capelli, boh, così, un po' improvvisé, di tutto questo periodo. Allora, ho già capito che mi sono dimenticata almeno 15 cose, vabbè, poi magari le vado a prendere. Dunque, iniziamo dal viso. Allora, la mattina, detergenza. Ho alternato vari prodotti, come vi ho fatto vedere tra i prodotti finiti, dal sapone liquido della Vivi Verde Coop al gel detergente rinfrescante, che rimane il mio preferito, anche perché a differenza del sapone liquido e dei saponi liquidi in generale, questo mi aiuta anche la sera a rimuovere i residui di trucco più facilmente degli altri, quindi questo è quello che comunque mi piace di più. E adesso invece sto utilizzando il detergente viso e mani con estratto biologico di riso della Ecos, questo della ditta Pierpaolo, l'ho preso al Tigotà a Roma e qua ovviamente non c'è, non è male. Non è male, però mentre mi va bene la mattina, la sera, diciamo che dovendomi struccare tutto, mi devo struccare un po' meglio perché non è un prodotto che va a rimuovere chissà che, cioè mi rimuove magari la cipria o il fondotinta minerale, quello sì, per carità, però se ho la matita nera oppure un po' di mascara in più fa più fatica, magari devo fare due passate. Comunque l'ho usato anche per il corpo, nel senso mani, ascelle, insomma, va benissimo, mi piace. Poi passiamo alla, quindi uno si lava il viso, poi che cosa fa? Si idrata. Idratazione, ho terminato il contorno occhi che stavo utilizzando da tanto tempo, il contorno occhi antirughe all'olivello spinoso bio toscano di Bioficina Toscana, che mi è piaciuto tantissimo. È una crema leggera ma molto idratante per le mie necessità, logicamente. Io ora ho un contorno occhi molto secco, molto secco, secco, perché sono sicura che il molto secco sarà altro. L'ho trascurato e diciamo che mi ha fatto bene riprendere l'idratazione con questo tipo di prodotto. Adesso sto utilizzando altri due prodotti. Di questo mi è caduto il tappo dietro il lavandino e sinceramente non sono nelle condizioni di mettermi ad arrivare fin laggiù, perché io poi ho un mobiletto incastrato davanti al lavandino, per cui penso che resterà lì per tanto tempo. E allora, sto utilizzando Di Giorno e ho ripreso in mano il contorno occhi di Sobio, che mi era stato donato in adozione. Questo è quello appunto all'aloe vera, è un contorno occhi leggerissimo, leggerissimo, no, leggerissimo è quello di Marilu, ad esempio, che è tremendo, è acqua praticamente. Comunque è un gel, ecco, è un gel molto leggero che si assorbe abbastanza facilmente, no, molto facilmente, sì. Ha il profumo molto simile ovviamente all'acqua micellare, se l'avete provata, all'aloe, sembra della Sobio. Sì, va bene, ecco, è un prodotto che d'estate sicuramente con il caldo va molto bene, d'inverno no, io non l'ho utilizzato perché comunque no, cioè ho necessità di un'idratazione maggiore, per cui per me non basta. Magari per una pelle più giovane, più fresca, più idratata, sicuramente può essere un buon prodotto, non mi dispiace, ecco. Ho sentito la differenza tra l'anno scorso e quest'anno, quello sì, quest'anno ho bisogno di qualcosa in più. E poi ho appena aperto il contorno occhi della Vivi Verde Coop, crema contorno occhi rivitalizzante protettiva. Anche questo non è una crema, è più un gel che ha più o meno lo stesso livello di idratazione di questo. Io speravo fosse qualcosa in più, quindi diciamo che anche questo funge da contorno occhi giorno e non basta per la notte. Cioè io voglio dire, almeno o di giorno o di notte vorrei qualcosa di più strong, però
È così, non lo sapevo, per cui. Poi, aspettate qui, ok? Allora, per il viso, dunque io ho utilizzato da dicembre che l'ho comprata fino allo scorso mese, ho utilizzato questa sia di giorno che di sera, che è la crema Bionova della linea Mamma, crema macchie cutanee, viso e corpo, burro di karité, margherite illuminante, senza parabeni, siliconi, profumo naturale, nickel tested, quindi testata per nickel e penso anche cromo e cobalto, no? Di solito vanno insieme. Comunque, allora, questa non è ancora finita, è una crema, una vera e propria crema, anche un profumo abbastanza gradevole, sono 50 ml come tutte le creme, usata, che vi dirò, poi si assorbe anche piuttosto facilmente. E, appunto, io dicevo, l'ho utilizzata da dicembre ad aprile, sia di giorno che di sera, poi è arrivato un pochino più di caldo e la mia pelle non la regge, quindi la uso soltanto la sera e niente, a me è piaciuta, per cui l'ho utilizzata molto volentieri, quindi continuerò ad usarla, anche se di sera mi accorgo che anche di sera ora è pesante, ne metto un pochino meno, ma la quantità che metto è quella che vi ho fatto vedere, non è che ne metta tantissima, la metto su viso e collo e, ma vabbè, finché regge continuerò ad usarla, poi mi accorgo effettivamente che la mattina il viso è un po' in questa zona qui, è comunque un po' appesantito, ma niente di grave. Mentre il mio, sono tornata, ecco, ad un prodotto che ho tanto amato l'anno scorso per il giorno, che è il siero viso purificante per peli grasse impure di Biofficina Toscana. Non nascondo che l'odore mi dia ancora un po' fastidio, perché c'è limone, gli oli essenziali di limone e rosmarino, e sinceramente questo agrumato comunque a me dà fastidio, per cui... Però, data la bontà del prodotto, lo uso molto volentieri e ho ripreso ad usarlo da un mesetto e siamo già qui. È una cosa che uso appunto soltanto come base la mattina. Poi, di cosa vi posso parlare? E vabbè, di questo che ho qua davanti. Allora, io l'ho detto tantissime volte, l'anno scorso in questo periodo io ho acquistato la crema labbra riparatrice golosa di Bioficina Toscana, un prodotto che era nuovo, era uscito da poco, è un prodotto che di solito oggi non riesco a fare il controluce, penso sia arrivato qua, qualcosa del genere, ma non finisce mai, io lo uso tutti i giorni, anche due volte al giorno, perché lo uso la sera e di solito anche come base la mattina, ma non vuole finire. È un prodotto di cui ho sempre parlato male, l'ho sempre bocciato da subito perché non ha mai fatto niente, per me non fa, su di me non fa assolutamente niente, sono stati 6,90 € buttati per quanto mi riguarda, non ripara, non nutre, non ammorbidisce, per me è proprio una cagata. Mi dispiace, ma ci sono tante cose di Biofficina che mi piacciono, ma questo proprio no. Dato che avevo terminato un vecchissimo scrub di Essence che avevo comprato quando ero ancora a Modena, addirittura di una edizione limitata invernale, ma una cosa veramente... A Roma ho comprato lui, cioè il suo compagno, lo scrub labbra goloso, che forse ero l'unica a non aver ancora provato, e appunto l'aroma dolce come la crema riparatrice, ho pensato uno scrub mi serve e quindi so che di questo ho sempre sentito parlare bene, uno scrub mi serve, approfitto per tentare di utilizzarli insieme. No, allora lo scrub mi piace molto, anche se io mi accorgo che ho bisogno di utilizzarlo più di una volta alla settimana, anche se non lo faccio perché non ho voglia, però non mi dura tutta una settimana l'effetto, specialmente qui verso l'interno, insomma, che mi accorgo che proprio si secca. Nonostante lo scrub, la crema riparatrice non fa assolutamente niente.
Va bene, anche che i 6 mesi di pausa sono andati, però il prodotto è rimasto lo stesso. Niente, io ripeto, continuo a usarlo, ma per me è proprio... fa veramente schifo. Poi, quindi per il viso credo di aver terminato. Adesso ricomincerò ad utilizzare anche l'acqua micellare, l'acqua termale. Quindi ricomincerò ad usare la Maya. Cioè, in realtà mi sa che è finita. Vabbè, durerà 3 giorni, poi finirà. Quindi ricomincerò ad usarla. L'acqua termale è una cosa che per me va usata col caldo, perché io di spararmela col freddo, no, sinceramente non mi piace. Quindi è una cosa che io uso per alcuni, stagionalmente, ecco, per 2 stagioni l'anno, facciamo così. E quindi ora ricomincerò ad usare anche quella. Poi di cosa vi posso parlare? Di deodoranti. Allora, deodoranti ne ho vari. Ho ancora un po' di questo, che è il Neutro Roberts Bio Fresh Mono Hair Gun, che di bio non ha assolutamente niente. 48 ore addirittura di durata, non è assolutamente vero. Ha un odore gradevole che per me ovviamente si è poi rovinato col tempo. E la durata non è eccezionale. Il Licia senza sali d'alluminio, quello col tappo viola con echinacea e vitamina E, che ha un profumo delizioso e che, guardate, ha quasi la stessa durata di questo, quindi a sto punto meglio levarsi i sali d'alluminio. E appunto questo di Licia io lo sto utilizzando con poi sopra una passata del mio Nivea. Diciamo che con la sudorazione in gravidanza mi sono accorta che c'è bisogno di qualcosa in più. Ora tanto finirà, insomma, per cui non... ma poi, ragazze, basta lavarsi e rimetterselo, ecco. Non è niente di grave. Non arrivo a puzzare, ecco. Questa è la cosa fondamentale. Invece un altro prodotto che ho comprato che, boh, non lo so... E questo qua, la Lume di Rocca di Natura Amica, al profumo, io ho comprato il talco, niente, la Lume di Rocca, cioè lo conoscete tutte perché tantissime persone l'hanno provato. Guardate, questa è una cosa che mi fa innervosire, speriamo che si veda. Cioè, non viene vaporizzato, esce uno zampillo. Il profumo è buono, è delicato, talcato, ma esce uno zampillo. Quindi voi vi ritrovate con lo zampillo, l'ascella che cola, che è francamente una cosa abbastanza fastidiosa. Guardate, io adesso sinceramente lo sto usando in casa, perché io non mi sento sicura ad utilizzarlo. A meno che mi debba servire per un paio d'ore e basta, ma non lo so. Non mi dà sicurezza, per cui non sono ancora in grado di esprimermi totalmente, perché l'ho usato poco e perché ogni volta ne preferisco altri, quindi uso gli altri. Però sinceramente, non so. Poi che cosa sto usando? Qui ho davanti la lozione Ricci Morbidi di Bioficina Toscana, che comunque non è un prodotto che a me sia piaciuto tanto. Preferisco molto di più la combinazione di gel d'alo e la maschera Nashear Gun. Infatti ce n'è ancora, ce ne sarà ancora un tanto così, ma c'è da dire che io dall'estate non l'ho più, cioè in gravidanza non l'ho utilizzata se non pochissime volte. Ci ho provato a distanza di qualche mese, perché ha un profumo che mi dà un fastidio enorme. Non mi è mai piaciuto quel profumo. Quando ho iniziato a darmi proprio fastidio, no. Poi per l'idratazione della pelle, del corpo, io ovviamente vado di olio, quindi l'olio Caloderma e anche eventualmente la crema di Bionova, crema panceseno nutriente, questa è della linea Bionova Mamma, con burro di karité e olio d'argan. Questo è proprio, non è una crema ma è un burro, ce n'è ancora abbastanza, molto 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 nutriente, che lascia, io magari lo metto la sera prima di andare a letto, ma il giorno dopo c'è ancora
dell'unto, però ovviamente serve per mantenere la pelle elastica e quindi per forza bisogna ungersi, ecco, non c'è molta alternativa per noi. Poi per i capelli. No, aspettate, scrub viso, dunque io lo faccio sotto la doccia e ho messo questo della Nuance, scrub viso, esfolia e rinnova con estratto bio di salice, vabbè, ibisco, eccetera, eccetera. Allora, a parte che è enorme, c'è cioè questa confezione da 150 ml che secondo me non finirà mai, perché è uno scrub che secondo me è uno scrub corpo, quindi questo se lo trovate al Todis. Non so dove altro lo vendano, io non ce l'ho, quindi no. È uno scrub che è pieno di granuli, e sono sia granuli bianchi che granuli neri, ma sono dei granuli molto potenti. Quindi sul viso ne usi poco. Io mi accorgo che sinceramente, cioè, scrubbare scrubba molto. Però capita che mi faccia uscire anche dei piccoli brufoletti. Forse perché è troppo. Forse perché è troppo aggressivo. Può darsi. Però è un ottimo scrub per il corpo, per esempio. Per cui ecco, se vi capita, valutatelo. Se amate gli scrub corpo, io non riesco a starci dietro. È un prodotto come il tonico viso che io non uso proprio. Lo scrub corpo è un prodotto a cui io sto dietro una volta ogni tanto perché proprio non. Eppure ce li ho sotto la doccia perché ora ve lo faccio vedere. Comunque niente, è in breve. Questo, se vi piace lo scrub corpo, fate un pensiero su questo scrub viso che costa poco e che è veramente scrubbante. Il mio scrub corpo è questo da un anno quasi, no, quasi, da un anno a questa parte. E sono arrivata qui, lo tengo sotto la doccia ed è l'Aigmage Corporelle. Comunque, è il gommage di Avril. No, niente, ragazzi, io e il francese siamo due mondi diversi. Comunque, questo è più leggero di quello di Nuance. Comunque, è un buon scrub viso. Certo, cosa sei? Scrub corpo è un gel, anche questo scrubba discretamente, è più come consistenza, è più leggerina, quasi un pochino più liquida rispetto all'altro, si scioglie più in fretta, ecco, diciamo così. E quindi questo, poi la maschera, vabbè, io continuo a trascinarmi la Mint Julep che mi piace un sacco, che mi sono dimenticata di farmi comprare il Cosmo Prof. Ce n'è, boh, forse ci saranno una o due applicazioni, non faccio la maschera quasi mai perché mi passa proprio la voglia. Comunque la maschera in uso, diciamo, è questa. Poi per i capelli, ovviamente lo shampoo ai provenzali dei provenzali all'erba cappuccina. Che per me, lo dico sempre, è perfetto. Mentre diciamo che come nuova entrata c'è lui, comprato a Roma da Alessia in bioprofumeria Effetto Bio, ed è il Neem di Cadì. Perché io avevo chiesto uno shampoo per la cute pruriginosa. Purtroppo non. Io sono arrivata qui, quindi l'ho usato un tanto così. Ho iniziato ad usarlo regolarmente per vedere un po' come si comportasse sui miei capelli e devo dire che probabilmente mi ha aiutato un pochino con l'effetto prurito, ma mi ha aumentato la forfora in maniera incredibile. Per cui ho ripreso questo. E questo qua lo uso, sinceramente lo uso sporadicamente perché non mi dà quella sicurezza, cioè veramente mi ha aumentato la forfora questo. Per cui no, cioè assolutamente no. Tra l'altro ha un odore tremendo, quindi ero pronta a passare sopra, ovviamente l'odore, passare sopra l'odore, ma odore tremendo, è veramente brutto. Però visto che mi ha dato questo spiacevolissimo effetto, l'ho dovuto mettere un po' da parte, quindi lo uso una volta ogni, non li alterno, uso molto più quello dei provenzali e poi ogni tanto utilizzo invece, se magari ho i capelli abbastanza puliti per dare una rinfrescata, ecco, allora uso lo shampoo della Cadì.
ogni tanto uso anche questo. Questo è l'unico prodotto. Questo è l'unico prodotto Nashi che sinceramente non fa per me. Ho comprato lo scorso Cosmoprof, quindi 2014, e lo shampoo, ce n'è ancora un tanto così, sì. Essendo uno shampoo, come tutti gli shampoo pensati per tutti i tipi di capelli, che io non guardo neanche più, perché non li considero più, perché per me non vanno bene. Questo shampoo ha un odore meraviglioso, che è il classico odore Nashi, che voglio dire, chi lo conosce lo sa. Tuttavia non sono prodotti bio, lo dico sempre. Però no, per me non è sufficiente, ecco. Talvolta magari faccio una passata con questo sulla cute e poi il resto, le lunghezze, me le coccolo un pochino con questo profumo, sì. Però non è un prodotto che assolutamente ricomprerei, perché per me non va per niente bene. E poi sotto la doccia ho anche questa. C'era un velo di polvere, che è la maschera per capelli biologica della Omia, quella in semi di lino, per capelli forti, un prodotto certificato ICEA. Devo dire che non è male, mi ha aiutato anche durante la gravidanza a tenere abbastanza a bada la secchezza. Devo dire che per quello che costa e per l'alta reperibilità è un buon prodotto. Io non sono costante con le maschere, cioè dipende, vado a stagioni fondamentalmente. Adesso non sono costante, quando l'ho comprata all'inizio ero molto costante, poi di nuovo no, poi di nuovo sì, insomma un po' così, molto altalenante. Però mi è piaciuta, continua a piacermi perché non è finita. Poi per lo styling, diciamo che io ormai tengo i capelli sempre così, sempre diciamo in piega, cioè il primo giorno che li fai, appena li fai sono lisci, dopo 12 ore iniziano ad essere mossi, poi si formano proprio le... Oh, vabbè, ora ragazzi sono a casa e dopo mi devo fare la doccia, quindi non contano, però fanno loro, cioè loro ogni 12 ore cambiano piega, ma va bene così, comunque sono molto più gestibili, ricci. Poi vabbè, l'ultimo taglio che mi hanno fatto un taglio da capello liscio e non da capello riccio, quindi non riesco a tenerli naturali. Per cui diciamo che lo styling da ricci, cioè il gel d'aloe oppure la lozione di Bioficina Toscana, io li ho abbastanza accantonati e utilizzo sempre questi. Allora, l'olio, questo è l'olio Nashi Argan, la full size, almeno credo sia full, sono 30 ml. No vabbè, non si vede, comunque io ho utilizzato un tantino così. Se ne mette proprio una goccia e si mette sulle lunghezze, sulle punte più che altro. Mi piace moltissimo, moltissimo, perché sono prodotti siliconici, ma ti danno per quel paio di giorni, ti danno l'impressione di avere i capelli molto più sani, quindi se le punte rovinate ti danno appunto l'impressione di averle curate. Mi piace molto. E poi lei, l'amore assoluto, che è appunto l'instant hydrating styling mask. Io ho finito l'ossigeno, non riesco più a girare i video, basta. Meravigliosa, cioè l'ho detto un sacco di volte, mi ripeto e continuo a ripetermi, comunque niente, cioè al Cosmoprof vale la pena solo per andarci soltanto o mandarci qualcuno solo per acquistare i prodotti Nashi Argan, perché sono fortemente scontati. Io li potrei comprare qui in alcuni negozi di parrucchieri, ma francamente hanno un costo veramente altissimo, quindi viva il Cosmoprof per quello. Io dovrei aver finito, era un video un po' a caso così, giusto per un po' di compagnia. Mancherebbe in realtà il video sui trucchi più utilizzati, ma alla fine non è... Sì, c'è qualche cosina magari un pochino di più, di diverso, di nuovo, però... Basta, io sto parlando da almeno 40 minuti, non ne posso più, sono in debito d'aria. E basta, vi saluto, non so se farò in tempo a girare qualcos'altro, diversamente ci vedremo, credo, tra qualche mese.